Allora, signora, che vestiti utilizzavate quando eravate giovane? Allora, i vestiti erano molto semplici. Di solito erano fatti quando eravamo ragazze che avevamo 15-16 anni, i nostri vestiti erano a quadretti. Erano fatti in modo molto semplice, i quadretti, se erano per esempio bianchi e neri, mettevamo accessori arancio per renderli più vivaci, ed erano di solito col corpino molto semplice e poi le gonne arricciate di lunghezza normale. Quindi perché mettevate anche le gonne? Sì, portavamo delle gonne, si chiamavano gonne a campana perché non erano appunto a forma di campana. Le magliette erano molto belle, molto colorate, con vari disegni, eccetera. E quando andavamo al mare di solito indossavamo un pezzo intero, cioè il bikini non era ancora così comune come può essere oggi. Okay. Per quanto riguarda poi le calze, le ragazze fino a 13-14 anni indossavano calzettoni bianchi e poi quando crescevano, cioè avevano 15-16 anni, mettevano le calze di nylon, cioè le calze trasparenti. E significava a quel tempo che la ragazza era cresciuta, era diventata una signorinella. Ok, di che epoca stiamo parlando? Stiamo parlando degli anni 70. Ok. Invece che giocattoli utilizzavate voi ragazze? Beh, le ragazze giocattoli no, diciamo le bambine. Vabbè. E i bambini. Allora, per quanto riguarda i maschietti, io ricordo che i miei cugini avevano trenini, trombette, camioncini, dei giocattoli artigianali fatti in casa, e varie pulcinella che battevano le mani, le palle, palle di gomma, palle di cuoio, eccetera. Invece le bimbe di solito giocavano con le bambole e poi in modo particolare quando era la Befana portava, diciamo così, la camera da letto, la camera da pranzo, cioè tutti i mobili piccoli piccoli che riproducevano in piccolo quelli che erano i mobili della casa normale, e si giocava con questi giochini. In modo particolare le cucine, sempre stiamo parlando di giocattoli, erano corredate di vari tegamini, di varie tazzine posate e via dicendo, e noi bimbe eravamo molto felici e contente di giocare in questo modo. Ok. Questa era l'intervista. E è tutto. Ok. Grazie a te. Arrivederci. Arrivederci.